Nella giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, sedicesimo anniversario della strage di Nassiriya nel 2003, che tolse la vita a 19 italiani e in cui rimase ferito il nostro Antonio Altavilla, il pensiero commosso di tutti noi va a due ragazzi che non dimenticheremo mai, Carlo De Trizio e Pier Davide De Cillis. A loro siamo profondamente grati perché hanno donato la vita mentre operavano con coraggio e dedizione in territori oppressi dalla guerra per alleviare le sofferenze delle popolazioni locali. Lo ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano. Ascoltiamo. L'attacco di domenica scorsa in Iraq ha riaperto questa ferita che non si è mai rimarginata proprio a Bisceglie, che ha tributato già un contributo di sangue abbastanza considerevole. Assolutamente. Il nostro primo pensiero va ai militari, ai nostri ragazzi e ragazze che sono impegnati all'estero nelle missioni di pace e che purtroppo ancora oggi vengono colpiti da gravi attentati. Questo non ci deve mai far abbassare la guardia e ci deve spingere sempre a mantenere alta soprattutto la memoria di coloro i quali hanno con spirito di servizio, dedizione e grandissimo onore servito la nostra patria, arrivando addirittura a sacrificare la propria vita per portare avanti quei valori sanciti nella nostra Costituzione di democrazia, libertà e giustizia, anche in paesi dove è difficile persino affrontare una giornata in maniera serena. Quindi il grande sforzo delle nostre forze armate che nel tempo si sono evolute, sono diventati operatori di pace, hanno accresciuto la loro professionalità e questo va loro riconosciuto, così come va riconosciuto il loro grandissimo sentimento che verso la patria, che ci rende tutti quanti orgogliosi di essere italiani, grazie ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che sono in missione all'estero di pace. Queste ore drammatiche vissute dai militari italiani ancora una volta in Iraq riaprono una ferita che a Bisceglie è molto sentita. Riaprono la cicatrice del dolore che ci siamo portati attraverso i nostri caduti. Caduti che hanno dato a noi oggi la possibilità di vivere la vita normale che conduciamo tutti i giorni. Pertanto è importante ricordarli come stiamo facendo oggi, che la vita di questi ragazzi, di questi uomini, di queste donne serve per la nostra sicurezza. A loro dobbiamo un grande grazie e noi non dobbiamo perdere la memoria, perché un popolo che perde la memoria si perde.